E benvenute e benvenuti a questo incontro organizzato dal CESPI sul tema La Turchia e i diritti umani tra ambizioni e contraddizioni. Ringrazio relatrici e relatori che sono con noi e che dopo andrò a presentare, e ringrazio tutti coloro che ci stanno seguendo. Questo webinar è stato organizzato dal CESPI, al cui interno ci sono due importanti gruppi di lavoro, un osservatorio Turchia che regolarmente ci offre delle analisi sulla situazione economica, politica, sociale della Turchia e l'osservatorio Diritti Umani, che segue la situazione dei diritti umani e in particolare le attività di monitoraggio che sono svolte dagli organismi internazionali, nonché dalle associazioni non governative in questo settore, con particolare riguardo a quelle situazioni che interessano il nostro paese. L'incontro di questa mattina si svolge in lingua italiana e turca, quindi c'è una traduzione simultanea e ringrazio fin d'ora le interpreti che ci consentono di dialogare. Chiedo la cortesia alle relatrici e ai relatori di parlare, se possibile, lentamente per consentire alle interpreti di seguire e di rendere al meglio la traduzione. Il tema, come dice il titolo, è il Turchia e i diritti umani tra ambizioni e contraddizioni, e la prima questione che noi vorremmo porre ai nostri ospiti è quella di aiutarci a capire la situazione dei diritti umani nella Turchia di oggi, le preoccupazioni che la comunità internazionale ha espresso, sono preoccupazioni crescenti, soprattutto dopo il tentativo di colpo di Stato per le misure che sono state adottate in reazione a questo tentativo, ma non solo, dal governo di Erdogan e che comprendono una serie di diritti delle persone, delle donne. È recente la decisione della Turchia relativa alla Convenzione di Istanbul che contrasta le misure contro la violenza di genere e la violenza domestica. Naturalmente la situazione delle opposizioni che da tempo si trova in condizioni di non poter svolgere pienamente il proprio ruolo, situazione di giornalisti, di magistrati e di altre persone che per ragioni, diciamo, politiche non possono godere pienamente delle loro condizioni di libertà. Dall'altro lato, è importante che noi anche cerchiamo di ricostruire, e alcuni degli ospiti hanno un'esperienza diretta di ciò che anche la Turchia ha compiuto negli anni scorsi nel proprio cammino di rispetto dei diritti umani, di costruzione di una democrazia e di uno Stato di diritto, ed è importante anche riconoscere questi passi positivi che rispetto a un passato difficile sono stati o erano stati compiuti in altri periodi. Pensiamo soprattutto alla situazione dell'accoglienza anche di milioni di migranti dopo la guerra in Siria, che ha visto la Turchia essere uno dei paesi con maggior numero di rifugiati al proprio confine. E questo è certamente un elemento che non può essere dimenticato, nonostante poi, diciamo, l'uso anche politico che si sia fatto di questo tema. La seconda questione che io porrei all'attenzione è come la comunità internazionale e come il nostro paese può contribuire
a una evoluzione positiva della tutela, del rispetto dei diritti umani in Turchia e come può contribuire a una crescita di relazioni positive e a una partecipazione della Turchia alla comunità. Io vengo da un'esperienza all'interno del Consiglio d'Europa e ho lavorato per alcuni anni nell'Assemblea parlamentare con colleghe e colleghi parlamentari turchi delle opposizioni che costantemente denunciavano le difficoltà, ma al tempo stesso chiedevano, diciamo, al Consiglio d'Europa di poter continuare a rimanere parte di questo organismo, perché un meccanismo, diciamo, di espulsione della Turchia, per esempio, dal Consiglio d'Europa o di sanzione, avrebbe penalizzato prima di tutto, appunto, coloro che si battono per il rispetto dei diritti civili. Quindi questo mi pare un secondo tema molto importante. Ciò che la comunità internazionale e il nostro paese può concretamente fare per denunciare le violazioni, ma al tempo stesso per aiutare un'evoluzione positiva della situazione. Introduce la nostra discussione, Valeria Giannotta, ricercatrice e direttrice scientifica dell'Osservatorio Turchia presso il CESPI, che ha una lunga esperienza di studio e di ricerca sul campo in Turchia e a cui do volentieri la parola, ringraziandola per il suo contributo. Grazie mille, professor Nicoletti, buongiorno a tutti. Vorrei spendere due parole per ringraziare i relatori. Credo che attorno a questo tavolo virtuale ci siano delle figure importanti che ci aiuteranno a mettere in luce la critica questione dei diritti umani in Turchia secondo più prospettive. Un ringraziamento particolare va alla signora Canan Gurlu, che è proprio un'attivista nota in Turchia, ma anche nel campo internazionale, e proprio quest'anno ha ricevuto l'award, il riconoscimento internazionale come Donna Coraggio del 2021. E sono convinta che la sua testimonianza dall'interno sia un valore aggiunto di molto prezioso. Io partirei dal titolo, del nostro webinar, la Turchia e i diritti umani tra ambizioni e contraddizioni. In quale Turchia ci stiamo muovendo? La Turchia di oggi è senza dubbio una Turchia che ha la grandissima ambizione di volersi ergere a global player, quindi attore internazionale, attore regionale. E il livello di analisi per cogliere anche il posizionamento della Turchia a livello internazionale e il livello di analisi del contesto domestico per quanto riguarda gli affari turchi vanno di pari passo. Quindi oggi più di prima è molto ricorrente il richiamo all'importanza della bandiera della nazione, alla grandezza della nazione turca, che da una parte legittima Ankara a muoversi in determinati scenari. E dall'altra parte uno strumento utile per il presidente e per l'attuale amministrazione a ricompattare l'elettorato attorno al proprio programma. La Turchia di oggi è certamente una Turchia che desta molte preoccupazioni dal punto di vista del rispetto dei diritti umani. Se facciamo riferimento agli ultimi Progress Report della Commissione europea, si evince proprio una. Si parla di serie preoccupazioni riguardo all'arretramento del rispetto del rule of law e dei diritti umani. In che Turchia ci troviamo? La Turchia di oggi è la Turchia, oserei dire, a cui fa capo, la Turchia del presidente Erdogan. La Turchia che si muove all'interno di una cornice istituzionale presidenziale, di un esecutivo presidenziale. In cui l'interpretazione del potere è sostanzialmente assoluta, quindi un pressoché assoluto accentramento di potere nelle mani del presidente, con un fragilissimo equilibrio tra i diversi poteri, quindi un fragilissimo sistema di check and balance che lascia
limitatissimo, se non pressoché inesistente, margine di indipendenza agli organi giudiziari. Ovviamente internamente la logica politica e sociale in cui si muove il presidente Recep Tayyip Erdogan è quella della nuova Turchia. Lui stesso, quando è salito al potere nel 2002 come primo ministro, comunque ha mostrato la velleità di avviare un nuovo corso negli affari politici interni del paese. Con l'applicazione del presidenzialismo, questo progetto di nuova Turchia, atta a forgiare proprio una nuova generazione di turchi, molto più imperniati su valori tradizionali, conservatori e religiosi, è stata molto più evidente rispetto al passato. E oggi, soprattutto dopo l'avvio del sistema presidenziale del 2018, che sostanzialmente ha visto defilarsi quella che io definisco la nuova sintesi islamista nazionalista, quindi la nuova alleanza tra l'HKP del presidente Erdogan e le forze nazionaliste del partito del Movimento Nazionale NHP di Devlet Bahçeli, ha dato un nuovo corso alla politica interna turca. Ecco che anche la tanto discussa e preoccupante decisione di fuoriuscire dalla Convenzione di Istanbul perché la questione delle donne deve essere gestita internamente rientra all'interno di questa logica. Quindi una Turchia molto più autoreferenziale, molto più basata su valori conservatori, in connubio con valori islamisti che per un certo senso tende anche a strizzare l'occhio a quelle forze presenti in Turchia, ma seppur marginali, che sono i partiti più dichiaratamente islamisti, come il partito Saadet, che appunto sono quelle forze che hanno ben accolto la decisione della fuoriuscita dalla Convenzione di Istanbul. Ovviamente questo è soltanto un esempio delle grandi criticità che oggi si respirano all'interno del paese per quanto riguarda la tutela dei diritti umani. Giustamente il professor Nicoletti ha fatto riferimento al tentato golpe del 15 luglio 2016. Quello è stato certamente un punto di svolta e di svolta nell'analisi delle dinamiche. Ha segnato un'accelerazione di tutto quello che è stata una sospensione di tutela e di garanzia dei diritti umani. Ricordiamo che proprio alcuni giorni dopo il tentato golpe, quindi il 15 luglio, si è proclamato lo stato di emergenza in Turchia. Uno stato di emergenza che quindi ha sollevato comunque le problematiche di rispetto di alcuni diritti fondamentali, come il diritto di espressione o il diritto di associazione. Uno stato di emergenza che è stato prolungato ed esteso per ben 7 volte, fino alle elezioni del giugno 2018 che ha avviato appunto il sistema presidenziale. E molte di queste misure incluse nei decreti emergenziali sono state poi assorbite all'interno dei decreti presidenziali e quindi sono passati a norma di legge. A fianco allo stato ai decreti emergenziali è doveroso anche riferimento alla vigente legge sul terrorismo. Una legge sul terrorismo che è stata più volte criticata dalla controparte europea, dall'Unione Europea, ed è stata anche uno dei criteri discussi per l'applicazione del cosiddetto accordo sui migranti del marzo 2016, perché è considerata eccessivamente ampia nella sua interpretazione. Sostanzialmente la combinazione di questi parametri giuridici ha agevolato un po' quelle manovre epurative di Erdogan che tuttora sono in corso. Quindi oggi con grande facilità si parla di terroristi, di terrorismo, con grande facilità si etichettano gli oppositori come traditori della patria, della nazione e terroristi. Ovviamente il tutto ha ampliato la polarizzazione sociale interna al paese, una polarizzazione
a mio avviso endemica, nel senso che la Turchia moderna è sempre stata polarizzata sull'asse religione-laicità per certi aspetti. Con il passare del tempo e con lo sviluppo delle dinamiche, queste linee di frattura si sono ampliate e si sono anche ispessite, purtroppo. E oggi ci troviamo nella difficile situazione di una logica polarizzante, secondo una logica pro contro Erdogan, quindi chi è a favore di Erdogan? E ricordiamo che il presidente è stato in grado di costituire tutta una rete clientelare, anche di favoritismi, anche familiari, attorno a sé e al suo potere, e tutti coloro che si oppongono a Erdogan, a queste logiche, perché queste logiche non si rispecchiano, che vengono facilmente appunto considerati come gli altri. Un brevissimo esempio, ma molto attuale. Ad oggi la Turchia si trova nuovamente in una fase di lockdown. Un lockdown esteso per quasi 3 settimane che finirà al 17 maggio prossimo. E in questa fase di lockdown è stata molto dibattuta anche la decisione di abolire, di vietare la vendita di alcolici. Una decisione che l'altro 50% della società, ossia coloro che non si rivedono nella retorica politica di Erdogan, interpretano come una eccessiva interferenza nelle scelte individuali, proprio in linea con questo progetto del presidente di evacuare il paese verso un'interpretazione sociale e politica più conservatrice rispetto al passato. Prima di concludere, vorrei soltanto fornire dei dati che secondo me sono importanti, proprio che sono un po' la cartina tornasole del clima che si sta respirando oggi. L'Unione dei giornalisti turchi ha recentemente dichiarato che ad oggi il numero dei giornalisti condannati in Turchia è altissimo, ma se si sommano le condanne sarebbero di 226 anni, 8 mesi e 25 giorni in prigione totale. Sono dei dati sicuramente preoccupanti, appunto per quanto riguarda il diritto d'espressione, il diritto anche di critica verso l'operato di Erdogan, che però insomma, non ci dovrebbero, a mio avviso, far perdere la speranza, proprio perché in Turchia, come la stessa signora Gullu, come Janan appunto testimonia, vi è una società civile molto vibrante, molto attiva, che seppur con tutte le difficoltà del caso ad organizzarsi, perché appunto il partito di Erdogan oggi tende ad occupare tutti gli spazi pubblici, no? Tramite censure, tramite manovre restrittive, riesce comunque a farsi sentire, riesce a veicolare i propri messaggi. E proprio le fasce più giovani oggi ritengo che siano l'ago della bilancia per i futuri sviluppi del paese. Sono coloro che molto probabilmente definiranno e sposteranno i voti alle prossime elezioni previste per il 2023. Ricordiamo che ad oggi il partito di Erdogan, seppure in alleanza con le forze nazionaliste, è un partito che si dimostra sempre più indebolito. Gli ultimi sondaggi parlano di un AKP che si attesta intorno al 27% di supporto popolare, quindi un AKP comunque debolissimo rispetto alle performance del passato. È anche un partito che ha cambiato il suo spirito, insomma, non è più quel partito catch-all, quel partito pigliatutto, che riusciva a raccogliere al proprio interno diverse frange sociali, come era stato nella sua fondazione nel 2002, non è neanche più un partito di centrodestra, ma è più un partito che si sta spostando verso la destra del sistema politico turco, mentre il centrodestra probabilmente verrà occupato da partiti di nuova formazione che fanno capo a figure che col tempo si sono distaccate dall'AKP, quindi da Erdogan, fondando nuovi partiti. Mi viene in mente il partito di Ali Babacan, ex ministro dell'economia, o il partito dell'ex ministro degli esteri Ahmet Davutoğlu.
Quindi insomma siamo nuovamente in una fase di transizione e ritengo che i giovani siano appunto la determinante importante. Da poco, qualche giorno fa, è stato pubblicato un sondaggio del German Marshall Fund e mi è saltato all'occhio un dato molto importante, cioè come i giovani guardano all'Europa e guardano ai valori europei, i giovani turchi. Ad oggi, anche nelle fasce più giovani, insomma tra i 18 e i 24 anni, la maggior parte dei giovani, parliamo del 66%, guarda con favore all'Europa e tutto ciò che l'Europa rappresenta. E in generale tutti i giovani e l'opinione pubblica supporta al 56% l'Europa e la vicinanza della Turchia all'Unione Europea. Prima di concludere, la butterei un po' come una provocazione, però credo che sia un importante spunto di analisi su quello che noi, come comunità internazionale, come Europa, possiamo fare, possiamo agire nei confronti della Turchia. Partiamo dal presupposto che la Turchia storicamente, la Turchia moderna, non ha una vera esperienza democratica alle spalle a cui attingere. Prima erano i militari, era l'establishment kemalista a come dire, gestire la logica democratica secondo una logica top-down, quindi in realtà una logica non così tanto congruente con i dettami liberali del gioco democratico. Oggi è il partito di Erdogan, che molto spesso fa riferimento alla parola democrazia intesa come democrazia elettorale, democrazia della maggioranza, e come sappiamo ci sono grosse criticità. La Turchia però ad oggi è ancora un paese con cui vi è un processo negoziale in corso, un processo per la piena membership all'Unione Europea. E di questi 35 capitoli negoziali, due ritengo che siano di vitale importanza, e sono il capitolo 23 e 24, che si riferiscono proprio alle questioni del rule of law e degli aspetti sostanziali del gioco democratico, quindi della democrazia. Capitoli che ad oggi sono ancora bloccati per i veti incrociati di alcune cancellerie europee, riferibili soprattutto alla questione di Cipro. Ecco, probabilmente dovremmo avviare un dialogo in questo senso, cioè lavorare per sbloccare e motivare la Turchia ad applicare delle riforme interne proprio in base al rispetto del rule of law, così come definito da questi capitoli. Mi fermerei qui per non lasciare troppo tempo, cioè sottrarre troppo tempo agli altri relatori e vi ringrazio ancora per l'attenzione e vi auguro buon lavoro. Grazie alla professoressa Giannotta, ci ha fatto un quadro già molto chiaro e denso della situazione e la ringrazio. Darei subito la parola alla nostra ospite, la signora Canan Güllü, che già Valeria ha presentato, presidente della Federation of Women's Association of Turkey e recentemente ha ricevuto questo premio internazionale Donna di Coraggio per il suo impegno. Grazie, signora Güllü, è un piacere e un onore averla con noi. Le diamo la parola. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Benim için de mutluluk ve onur sizlerle bir arada olmak. Bu anlamıyla Türkiye'de. Essere qui con voi. Vi saluto cordialmente in qualità di una rappresentante della lotta delle donne, una lotta di 150 anni in Turchia. Per l'uguaglianza dei generi ha iniziato negli anni 50 dell'Ottocento, col tempo è diventato sempre più efficace, specialmente durante la fase di fondazione della nostra Repubblica. E proprio questa è la visione adottata, assistita da Mustafa Kemal Atatürk, l'architetto della nostra lotta.
Infatti, grazie a tale visione, i nostri diritti legittimi di uguaglianza non sono stati ignorati. Tenuto il diritto di voto e di essere elette ben prima di molti stati europei. 1934 è stata approvata una legge affinché le donne non perdessero i diritti del matrimonio. Sono cresciuta in un paese con l'indispensabile senso di laicità e vorrei parlare di un quadro, l'uguaglianza dei generi, il rispetto all'uguaglianza dei generi e il rispetto al diritto di vivere presente nella nostra Costituzione. Che io presiedo è l'unica organizzazione sovrastruttura, direi, del paese. Quindi siamo in grado di assistere direttamente e ampiamente a tutti i problemi. Quindi siamo in grado di trovare soluzioni e perciò le cose che vi riferirò sono distillate da tale analisi. E poi come federazione gestiamo una linea di emergenza per tutelare contro la violenza domestica, che è il problema di tutti i paesi nel mondo. Il nostro paese è governato dal partito AKP dal 2002 e nei primi anni del suo potere, nell'ambito dei requisiti per l'adesione all'Unione Europea, hanno consentito una legislazione legale contro le violenze domestiche. Si trattava delle leggi per trasformare il congedo di maternità al congedo parentale per favorire l'accesso della bambina all'istruzione oppure per favorire costituzionalmente la discriminazione positiva. E poi erano all'epoca aperti alla collaborazione con la società civile. Col tempo abbiamo capito che tutto è rimasto sulla carta, senza realizzare nulla. Tante le nostre richieste per far funzionare i meccanismi. Prima, ad esempio, il Ministero delle Donne è stato trasformato al Ministero della Famiglia, quindi ha inserito la donna dentro la famiglia, che non siamo più uguali. E poi seguito dalle retoriche nell'ambito delle politiche sul corpo delle donne, tipo dobbiamo partorire 3, anzi 5 figlie. E con questi ordini hanno iniziato a sorvegliare le nostre camere da letto. Hanno studiato su come gestire il corredo, come favorire matrimoni precoci e fare figlie. E naturalmente a questo punto si è parlato anche della proibizione dell'aborto. E noi esponenti della società civile abbiamo potuto impedirla, ma non molto. Abbiamo attuato una serie di manifestazioni, ma vi spiego. L'aborto è legittimamente consentito, ma non riuscite a farlo in nessun ospedale. È previsto solo in caso di pericolo di vita e altrimenti con la gravidanza indesiderata, sempre assumendo il rischio. Vi dovete rivolgere agli ambienti insicuri e poco sani. In realtà, nel passato, il Ministero della Salute aveva fatto le iniziative positive, però il passaggio dal Ministero della Donna a quello della Famiglia forse ha contribuito al conservatismo. È una marcia indietro per quanto riguarda i nostri diritti acquisiti. C'è stato un intervento alla modalità del nostro parto. La nuova decisione prevedeva sanzioni ai medici che effettuano un parto cesareo, tranne i casi troppo complicati. Così è stato impedito di prendere decisioni sul nostro corpo. E in quel periodo, nel 2009, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha emesso una decisione di risarcimento nei confronti del nostro paese. Una donna vittima di violenza, chiamata Nahide Opuzu, è stata accoltellata insieme alla sua madre, nonostante le sue numerose denunce presentate alla
magistratura, ma non sono state accolte. E fu la prima volta che il nostro paese è stata condannata per non aver garantito il diritto di vivere della sua cittadina. Se posso chiedere di parlare un po' più lento. Ok, prego. Ben dinliyorum sizi. Avrupa Komisyonu kadına şiddetin önlenmesi İstanbul Sözleşmesi. C'è stata la Convenzione di Istanbul in quel periodo. E poi sempre nello stesso periodo, basando sempre sulla Convenzione di Istanbul, è stata approvata una convenzione nell'ambito della giurisdizione interna per tutelare la famiglia e donna contro la violenza. Nel 2012, mentre si attendeva l'approvazione della Convenzione di Istanbul da parte di altri 10 stati, nel frattempo è entrato in vigore un regolamento per favorire l'intervento veloce ed efficace contro la violenza, specialmente nei casi di urgenza. E bastava la dichiarazione della donna per procedere e per condannare il colpevole. La Convenzione di Istanbul c'era tanta euforia e il partito del potere ha collaborato con l'opposizione e con la società civile. Devo dire che in quel periodo la stipula della convenzione è stata sfruttata come PR dal partito in potere e tutti eravamo felici di essere il primo firmatario e di aver battezzato la convenzione con il nome di una nostra città, il nome di questa convenzione. Ma non hanno aumentato il numero dei posti di rifugio, nessun sforzo per l'uguaglianza dei generi. La lezione di questa materia non è stata introdotta nel programma scolastico e nemmeno nel programma didattico delle università. In più, hanno punito le università che hanno liberamente incluso la materia nel programma didattico. E in quel periodo il numero dei femminicidi è aumentato molto. Il nome del Ministero della Famiglia è stato cambiato di nuovo ed è diventato il Ministero della Famiglia, del Lavoro e delle Politiche Sociali. E le politiche sociali si basano sull'aiuto economico, ma non si è fatto nulla per ridurre la povertà e la mancanza di istruzione. Telefonica di emergenza obbligatoriamente fondato dallo Stato ai sensi della legge 6284 si è trasformato a servizio di appoggio generico anziché emergenza. I media non hanno trasmesso programmi educativi in merito e la Convenzione di Istanbul non è stata abbastanza interiorizzata dalla magistratura e dalle forze dell'ordine. State respinte le richieste di intervento delle organizzazioni femminili. Prese le misure protettive e preventive per le donne vittime di violenza.
Madonna, pur rintracciata alle forze dell'ordine e alla magistratura ben 23 volte, è stata uccisa dal marito perché non è stata protetta e il modo in cui le donne vengono uccise è diventato molto selvaggio, brutale. Nell'arco di 2008 e 2020 sono state massacrate 3.204 donne. 2021 döneminde dünyada olduğu gibi bizim de ülkemizde pandemi döneminde ev içi şiddet arttı. Come in tutto il mondo, anche nel nostro paese la violenza domestica è aumentata. Avevo letto che in Italia le denunce erano 13.400 nel 2019, mentre nel 2020 è diventato 23.000. Un confronto dei dati della nostra linea di emergenza con l'anno precedente mostra proprio la violenza in aumento. E questi dati sono del periodo di quarantena. E un altro dato importante, non ci sono state segnalazioni di abusi sessuali durante questo periodo. Non è potuto essere possibile. La chiusura delle scuole contribuisce a questo problema, la violenza domestica. Inoltre, è stato osservato un aumento dei matrimoni precoci sotto 18 anni durante il periodo di Covid. Infine, la decisione di recedere dalla Convenzione di Istanbul è stata pubblicata il 20 marzo, questa recessione dalla Convenzione con la firma del Presidente. E ore dopo che la decisione è stata raggiunta dalla Commissione europea, sul sito web della Commissione è stata dichiarata che avremmo lasciato questo contratto a partire del 1 luglio 2021. Vorrei affrontare questo discorso da due punti di vista. La Convenzione di Istanbul è una convenzione internazionale. L'articolo 90 della nostra Costituzione scrive che le convenzioni internazionali sono superiori al nostro diritto interno. In Turchia, che è governata da un sistema presidenziale, il presidente non ha il potere di prendere decisioni da solo, sui diritti umani. Siccome la Convenzione di Istanbul, che è una convenzione internazionale ed è stata approvata dal Parlamento, la sua cancellazione deve essere fatta anche dal Parlamento. Ancora una volta voglio sottolineare, devo dire che la Turchia, la Repubblica di Turchia, è uno Stato di diritto democratico e laico. Errori di questo tipo che evocano il despotismo non possono essere accettati dal pubblico e noi come federazione abbiamo già aperto una causa di annullamento presso il Consiglio di Stato, basando sul fatto che la decisione del Presidente era sbagliata e illegittima. Come noi hanno attuato azioni legali presso varie istituzioni e organizzazioni. Giudiziario è in corso. Un altro lato che ferisce è stata la decisione della Commissione europea che ha subito, che ha notificato ufficialmente la decisione senza esitazione. È molto sorprendente che altrettanto sbagliato dichiarare questa decisione che è nota per essere illegale nel mondo. È conosciuto dalle rappresentanti della Commissione. Riguarda solo le donne. È l'argomento stesso dei diritti umani. Questo problema riguarda tutti i paesi del mondo, non solo quelli coinvolti nella Commissione. Tanto come istituzione abbiamo fatto una notifica alle Nazioni Unite e agli Stati Uniti di America. E abbiamo affermato che nessun paese dovrebbe agire per ignorare le violazioni dei diritti umani che Commissione europea, io la critico in questo punto.
La violenza contro le donne nasce dalla disuguaglianza, che è caratteristica fondamentale della Dichiarazione dei diritti umani. Sì, oggi può essere la Turchia a nuocere questa disuguaglianza, ma un domani anche altri paesi possono comportare così. Quindi tutti gli stati devono essere attenti a non contribuire a accettare questa cosa. Periodo l'episodio della sedia durante la visita della Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, costituisce proprio il quadro dell'argomento di cui voglio parlare. Le mentalità maschili hanno dimostrato la volontà di ignorare la donna nel meccanismo decisionale. Quando guardiamo la situazione poi attraverso l'atteggiamento del Presidente del Consiglio d'Europa, che era un europeo durante questa visita, le dimensioni disastrose della situazione sono evidenti. Insomma, il conservatismo in cui il mondo si trova e le politiche sul corpo delle donne annunciano i tempi difficili, ma noi non rinunceremo alla nostra lotta. Una lotta che conduciamo con 52.500 persone in molti punti nel mio paese e anche con i paesi esteri. Abbiamo un combattimento e siamo determinati, veramente determinati in tutto il mondo. L'anno scorso in Canada ho ricevuto chiederle di avviarsi alla conclusione, per cortesia. Grazie. Non sentiamo più l'interprete. Va bene, comunque siamo molto grati alla signora Güllü per questa testimonianza che ci ha offerto, ha ricostruito molto bene, molto in dettaglio la situazione dei diritti delle donne e al tempo stesso ci ha anche ricordato le debolezze degli organismi internazionali, dell'Unione Europea in questa difesa e però ci ha ricordato anche la vitalità della società civile turca, soprattutto delle associazioni femminili che non smettono di impegnarsi per questa battaglia. Grazie e darei ora la parola a Vladimiro Zagrebelsky, attualmente direttore del Laboratorio dei diritti fondamentali, ma già giudice della Corte Europea dei diritti dell'uomo a Strasburgo e quindi ha potuto lavorare all'interno di un osservatorio internazionale molto importante in cui la Turchia è compresa e quindi ha potuto seguire anche alcuni casi di prima mano. Molte grazie e la parola al professor Zagrebelsky. Grazie, buongiorno a tutti. Direi, iniziando, mi collego direttamente con quanto ha svolto la signora Güllü, molto interessante, per dire che i casi che lei ha citato di violenza contro le donne, omicidi di donne, esaminati dalla Corte Europea, sono stati, almeno in alcuni casi, qualificati anche come effetto di una discriminazione ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione. Quindi formalmente, non solo rilevando la mancanza da parte dello Stato di un'attività di protezione, avendo avuto dei segnali che la rendevano necessaria, ma frutto di una discriminazione di tipo politico-culturale. Ora, non è l'unico caso la Turchia. Anche l'Italia ha avuto un caso qualificato in questo modo. Ma non c'è dubbio che in questo quadro il fatto del ritiro
dalla Convenzione di Istanbul assume un peso politico, un peso di segnale particolarmente preoccupante. Detto questo, in appoggio, in piena condivisione con quanto la signora Guillou diceva, vengo al tema più generale, visto dal punto di vista non solo, non tanto della Corte europea, da cui manco ormai da più di 10 anni, ma in generale da parte di chi si occupa di diritti fondamentali. Da molto tempo, dalla Turchia, sono giunte delle notizie di gravi offese, molto tempo, intendo dire molti anni, di violazione dei diritti di libertà e delle regole dello Stato di diritto. Prima del fallito colpo di Stato contro il presidente Erdogan, c'era già stata una involuzione nel senso illiberale, da cui era derivata una diffusa opposizione nella società turca, che tra l'altro si collegava al problema endemico del grave conflitto con la minoranza curda. Peraltro, i numeri visti alla Corte europea indicavano che le più gravi violazioni, spesso violenze nelle carceri, ad esempio, avevano avuto un significativo, una significativa diminuzione. Quindi un segnale contraddittorio, ma in certo modo positivo. Dopo il fallito colpo di Stato del luglio del 2016, ci sono stati degli eventi diciamo che giustificano il massimo della preoccupazione. La vastissima purga che c'è stata negli uffici statali, nella magistratura, nelle università, nella scuola, con centinaia di giudici, avvocati, giornalisti arrestati o licenziati. Sembrerebbe, i numeri che si hanno, circa 4.000 magistrati sono stati rimossi, 2 giudici della Corte Costituzionale, 160 giudici tra la Corte di Cassazione e il Consiglio di Stato, sostituiti da un massiccio reclutamento di nuovi magistrati che si può immaginare siano stati scelti in modo da garantire sintonia con il governo. È stato usato massicciamente l'accusa di eversione o concorso nel terrorismo, anche di fronte a espressioni di libertà d'espressione senza alcuna istigazione a forme di violenza o di terrorismo, appunto. Ora, il controllo giudiziario sugli arresti, in particolare sui licenziamenti, non è stato assente, ma molto, molto debole. Di fronte a delle modifiche della legislazione, che evidentemente hanno avuto immediato effetto sull'effetto sulla giurisdizione, certamente si può pensare che un generale clima di intimidazione derivante dai licenziamenti e dagli arresti abbia influito. Gli effetti sul dibattito politico e sulla libertà di stampa sono ovvi. Mi è stato già detto, ma lo stato di emergenza dichiarato nel luglio del 2016 e durato fino al 2018 è stato gestito con grande libertà, diciamo così, da parte del governo, tanto che la dichiarazione di sospensione di una parte, della parte sospendibile, della Convenzione europea dei diritti umani ha dato luogo a un richiamo da parte del commissario ai diritti umani del Consiglio e anche da decisioni sia del Consiglio della Corte europea dei diritti umani, sia della Corte costituzionale turca, un richiamo al governo nel senso di sottolineare la necessità di rimanere nei termini stretti della necessità derivante dalla situazione di emergenza. E ci sono ormai anche recentissime sentenze della Corte europea con violazioni libertà personale collegata all'accusa di terrorismo, della libertà di espressione dei giornalisti in particolare.
Ora, questa situazione è un quadro estremamente preoccupante, come dicevo, però non sono mancati esempi di indipendenza di giudizio da parte del potere giudiziario, da parte di giudici. Così come c'è tuttora una stampa che rivendica la propria libertà. Nella società, l'esempio dell'associazione rappresentata dalla signora Gullu è un esempio, appunto, la società è vivace, reagisce. Il fatto che le maggiori città siano governate da sindaci, diciamo, dell'opposizione rispetto al governo centrale è un'indicazione che non si può mettere da parte. Voglio dire, questo quadro implica da parte di chi dall'esterno, e quindi una situazione relativamente comoda, critica e guarda con disagio quello che avviene in Turchia, da parte di costoro, mi ci metto, il CESPI, l'Italia, il governo italiano, eccetera, fanno parte di questo discorso, mi pare che renda indispensabile sottolineare, dare il massimo di visibilità a tutti i casi in cui, in sede giudiziaria turca, in sede della società turca, avviene una manifestazione di indipendenza rispetto al governo, da un punto di vista non solo dell'appartenenza della Turchia al Consiglio d'Europa e quindi alle istituzioni europee e anche al lavoro di esame della posizione della Turchia come paese candidato all'Unione Europea. In tutti questi casi, invece di tendere a schiacciare l'immagine della Turchia e i rapporti che con la Turchia si tengono sotto l'immagine del presidente Erdogan e del suo partito e del suo sistema, sia il caso di invece dare il massimo di spazio di visibilità esterna in Europa e all'interno dei singoli paesi a quello che avviene in chiave di opposizione. Grazie. Grazie, molte grazie per questo intervento che ci ha dato alcuni numeri molto importanti degli effetti, delle conseguenze sui magistrati, giornalisti e politici e altri dopo il tentato golpe di Stato. E al tempo stesso ci ha ricordato, ecco, di nuovo questo dovere da parte della comunità internazionale di dare voce a tutte quelle posizioni che, nonostante la situazione difficile, continuano a rimanere indipendenti. Paradossalmente una condanna sommaria, diciamo, della Turchia in quanto tale, quindi non del governo, ma della Turchia in quanto tale come paese ormai totalmente in preda a una deriva autoritaria, non farebbe giustizia a queste posizioni che invece hanno bisogno assoluto del sostegno da parte della comunità internazionale. Ed ora diamo la parola all'ambasciatore Alessandro Azzoni, inviato speciale per i rapporti tra la Turchia e i paesi dell'Unione Europea. Ambasciatore, grazie della sua presenza, a lei la parola. Io che ringrazio voi, ringrazio CESPI, in particolare Valeria Giannotte e Daniele Frigeri per avermi invitato al webinar di oggi. Io cercherò, oltre che di parlare lentamente, che è un problema per me, ma cercherò di fare del mio meglio, cercherò di affrontare i temi suggeriti da lei, professor Nicoletti, dal punto di vista delle mie funzioni che lei ha appena definito, ovvero più che descrivere una situazione interna turca e che altri panelist conoscono e hanno descritto meglio di me, vorrei vedere a che punto stanno le relazioni tra Turchia e Europa e in che modo le questioni interne, internazionali, in particolare in questo ambito, si intersechino e si influenzino rispettivamente. Comincio dal punto
che è stato toccato da praticamente tutti, ovvero l'uscita della Convenzione di Istanbul. È un caso limite, è un caso molto controverso, che resta sintomatico di una Turchia che non sembra più a proprio agio con i valori e i principi di stampo occidentale. Non dimentichiamo che si tratta di una convenzione che è messa in discussione anche da un buon numero di paesi dell'Unione Europea, quindi non facciamo subito i buoni da una parte e i cattivi dall'altra, perché è un'analisi che non aiuta. Se volete i nomi dei paesi dell'Unione Europea, lì ce li ho, ma magari se ci sono domande dopo. Vale comunque la pena interrogarsi perché la Turchia non si senta più a suo agio con l'insieme di regole e regimi, che anche è stata la prima firmataria della Convenzione di Istanbul, quindi con regole e regimi che anche la Turchia ha contribuito a creare. Ora io vorrei affrontare il tema anche da un altro punto di vista, cioè dal punto di vista nostro, europeo. Quando si parla di Turchia in Europa c'è una generale tendenza, mi dispiace, ma esiste, a guardarla con un senso di sfiducia, con una certa superiorità culturale, e mentre da parte turca c'è sempre la solita percezione che in Europa manchi la reale comprensione degli interessi e delle aspettative della Turchia. E anche ci sia sempre in Europa una generale sottovalutazione delle responsabilità dell'Unione Europea in quel percorso che dopo la partenza buona dei primi anni 2000 è cominciato a divergere progressivamente. È stato toccato il tema del cosiddetto Sofagate. Ecco, io non vorrei entrare in una vicenda anche troppo mediatizzata, però credo che ci sia, e sia anche questo, parlo dal punto di vista europeo, che è il mio punto di vista, sia anche questo una riprova di come in Europa ci sia molta tendenza a dare spazio ad analisi imparziali, non troppo lucide, o quando non anche a strumentalizzare determinate situazioni per giustificare a prioristicamente l'esclusione della Turchia dalla famiglia europea. È vero che la Turchia negli ultimi 10 anni ha attraversato una fase particolarmente turbolenta, particolarmente tormentata, con un esito ancora non definibile, però in questa fase l'atteggiamento attendista dell'Unione Europea, prevalente nell'Unione Europea, non ha rappresentato per Ankara un incentivo a proseguire verso il percorso virtuoso di allineamento rispetto alle attese che forse avrebbe potuto portare qualche effetto positivo. Io sono sicuro che Servisi affronterà questo aspetto anche nel suo intervento, date le sue passate funzioni ad Ankara. Ora, non bisogna dimenticare, io faccio un po' il diplomatico, faccio finta di farti essere un diplomatico in questo momento, non bisogna dimenticare che quanto la politica estera turca sia funzionale al consolidamento di equilibri interni. Ora, è stato già detto, negli ultimi 10 anni il sistema interno turco si è scoperto in varie occasioni vulnerabile, parlo soprattutto per quanto mi riguarda, da Gezi Park nel 2013, dalle elezioni del giugno, ripetute nel 2015, nel ripetute nel novembre, e ovviamente del più volte citato tentato colpo di Stato del 15 luglio 2016. Ora, in tutte le occasioni il potere interno turco ha reagito con estrema determinazione e in un caso, soprattutto nel caso delle elezioni del 2015, anche con un cambio dell'alleanza interna, con l'abbandono del processo di negoziato con i curdi e di un avvicinamento strutturale, almeno per quanto può essere strutturale la politica interna, con il partito MHP. E quindi anche con una
relativa all'allontanamento dell'attenzione che era stata garantita fino a quel momento alle istanze delle minoranze, non solo etniche, ma anche sociali, culturali, eccetera. E per quanto riguarda le reazioni al tentato colpo di Stato del 2016, sono di fronte ai nostri occhi e sono state già affrontate. Ora, per come questo può essere analizzato dal punto di vista della politica estera turca, che poi appunto è la mia funzione. Ora, in Europa si tende a dimenticare una cosa essenziale, ovvero che la politica estera, che la Turchia è una potenza intrinsecamente revisionista degli assetti e dello status quo esistente. Perché questo? Perché lo status quo esistente, che è stato determinato dalla storia di tutto il XX secolo, è il frutto di una parziale sconfitta strategica. La stabilità che noi in Unione Europea valutiamo come stabilità degli assetti internazionali, che nell'Unione Europea è valutata anche al di là del suo valore intrinseco, un po' come un feticcio morale, non ha lo stesso valore in Turchia, come non ha lo stesso valore in Russia, tanto per intenderci, senza voler fare paragoni. Però da questo punto di vista, cioè un atteggiamento revisionista nei confronti degli assetti e degli equilibri esistenti, sì, il paragone secondo me viene. Da qui questa sorta di strategia che è stata definita politicamente, se non altro espansionista, da parte di Ankara, che è legata alla necessità di farsi riconoscere un ruolo di leadership, di cosiddetta potenza regionale, chiamiamola. Da qui anche l'atteggiamento così a volte aggressivo nel Mediterraneo orientale, una certa espansione diplomatica e commerciale netta, no? Certamente espansione diplomatica e commerciale nei Balcani, in Africa, anche una considerazione abbastanza pragmatica dei costi relativamente ridotti, al di là delle dichiarazioni di condanna e di qualche sanzione, di queste politiche assertive. Ora, è da definire... sento un aggiorno. Ora bisogna vedere se gli ultimi avvenimenti, e parlo soprattutto perché questo è il vero game changer, come si dice in gergo del momento, la vittoria di Biden in America. Bisogna vedere se questo, unito a un certo overstretching sia politico che economico finanziario della Turchia nell'area e non solo nell'area, porteranno nel breve periodo, nel medio periodo, una revisione di questo tipo di politica espansionista. A fronte però di questa politica turca, che è più volte stigmatizzata anche con pregiudizi notevoli, c'è anche un atteggiamento dell'Unione Europea che è guidato da un lato dalla solita inevitabile ricerca del consenso interno e della necessità esterna di proteggere alcuni stati membri. Non mi fate fare nomi perché può essere spiacevole, per alcuni stati membri da quello che è un percepito pericolo turco, in questo appoggiati anche da grandi membri fondatori dell'Unione Europea. Insomma, a una politica di sostanziale containment, si sarebbe detto una volta, della Turchia, che secondo me alimenta di fatto ulteriormente la spinta di Ankara verso una maggiore proattività, se non aggressività, di cui abbiamo parlato prima. C'è una diffusa un'eccessiva fiducia occidentale nella forza del soft power, no? Di questa cosa che alcuni colleghi europei e nordamericani devono essere ancora convinti, io ci sto provando, che gli anni 90 sono finiti e che certe idee che erano sciocche anche negli anni 90, come quella della fine della storia, dovrebbero essere messe da parte una volta per tutte. Quindi diciamo che relativamente alla Turchia l'allontanamento dall'Europa è una conseguenza anche di un atteggiamento diffidente, attendista da parte europea.
Abbiamo chiesto alla Turchia di europeizzarsi, la cosa era andata anche abbastanza bene, e poi abbiamo un po' chiuso tutte le porte, perché alcuni proprio dall'inizio, proprio dai primissimi anni 2000, che segnano un momento positivo dei rapporti tra l'Unione Europea e Turchia, però subito qualcuno ha cominciato a chiudere delle porte che cominciavano non a aprirsi, ma a chiudersi. Io sono convinto che l'interesse della Turchia di integrarsi nell'Unione Europea sia vero e sia genuino. Sono altrettanto convinto che non sia evitabile un occhio di riguardo rispetto a una diversità culturale che è stata un effetto di questa chiusura europea, secondo me. La rivalutazione delle specificità culturali, la riscoperta del passato ottomano, sono anche un effetto di una... Voglio dire, se un paese ha due porte e una viene chiusa, è chiaro che poi una banalità. E anche certe idee per cui nella Turchia negli anni 60-70 era più europea di oggi. Sì, per carità, non lo metto in dubbio, negli anni 60-70 ero o appena nato o andavo tra elementari e medie e non lo discuto. Forse anche negli anni 60-70 la propaganda religiosa era pulita, anche severamente. Il discorso non vorrei entrare adesso in discorsi che rimaniamo, se no parlo altro, ho già parlato troppo, quindi cercherò di andare subito al punto. Diciamo che secondo me in Turchia esiste ancora una grandissima parte, ed è stato anche detto prima, soprattutto dalla signora Gülü, di popolazione che guarda giustamente all'Europa e che ha questa aspettativa. È un dialogo quello tra Turchia e Unione Europea che è stato probabilmente un po' viziato sin dall'inizio, da un lato quello turco da aspettative realistiche, dall'altro da oggettive ambiguità e riserve mentali, e soprattutto da quando si è esplicitato la possibilità di una non completa adesione, cioè di una parte privilegiata, che forse avrebbe potuto essere quasi accettabile nei fatti, ma nel momento in cui è stata esplicitata è chiaro che non era che è stata immediatamente inaccettabile. Secondo noi ci sono le esigenze, anche le basi, concludo, per riplasmare il dialogo tra Europa e Turchia su basi nuove, e che parta dalla necessità anche di dare ad Ankara un segnale concreto della nostra buona fede. Evito di citare il vero elefante nella stanza, che in ogni dialogo tra Europa e Turchia è Cipro e la questione cipriota, perché è chiaro che è quello l'elefante nella stanza, però è altrettanto chiaro che quando ci siamo importati nel 2004 in Europa questa già più che trentennale questione, ci siamo anche importati la necessità inevitabile di, se non vogliamo che questa questione riesploda come nel 74, di parlarne e dialogarne con la Turchia, perché mi sembra una ovvietà. Altro punto essenziale è stato toccato, ma lo voglio toccare anch'io, quello del fatto che la Turchia ospita più di 4 milioni di rifugiati. Per paesi che, come quelli dell'Unione Europea, fanno piagnistei se sbarcano 200 persone, nel caso italiano, o se vengono allocate 39 persone, come nel caso di un paese europeo, diciamo del gruppo di Visegrad, 39 sono due classi delle mie elementari. Allora bisogna fare mente locale, capire che la Turchia sta ospitando 4 milioni di rifugiati, che la economia turca non va bene come quando queste decisioni sono state prese, che la pressione di questa nuova popolazione sulla popolazione locale è sempre più evidente, e quindi è essenziale dal nostro punto di vista che l'Unione Europea continui l'assistenza alla Turchia e alle organizzazioni che si occupano di questo tema.
In conclusione, l'Unione Europea, secondo noi, ha oggi una nuova occasione per fare percepire in Turchia il proprio peso economico e politico e facendo sì che la prospettiva di una maggiore integrazione torni ad esercitare un'attrattiva per la Turchia e disinnescando così anche in qualche modo aspetti conflittuali di quel revisionismo di cui parlavo prima. La visione di una Turchia agganciata all'Occidente, più integrata in Europa, e qui mi aggancio con il tema principale del webinar, rappresenta non solo un elemento di stabilità in un'area che è cruciale per tutti, non solo per noi italiani, perché tutta Europa è nel Mediterraneo, come diceva Aldo Moro, ma anche l'unica garanzia per un reale miglioramento della qualità della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani nella Turchia stessa. Concludo qui, ovviamente a disposizione per qualsiasi cosa. Grazie, scusate, sono stato un po'. Molte grazie a lei, ambasciatore, per aver richiamato alcuni punti fondamentali, non solo diciamo delle responsabilità europee in questo dialogo difficile, ma soprattutto anche alcune grandi questioni geopolitiche, alcune grandi questioni culturali. La Turchia è un ponte verso tutto, non l'unico naturalmente, ma verso tutto il mondo islamico e certamente un rapporto strategico dell'Europa con la Turchia è fondamentale anche per questa ragione, senza rinunciare a quella che è l'assetto diciamo secolare e laico delle nostre istituzioni, ma proprio per un interesse comune a che tutte le tradizioni religiose possano evolvere al loro interno verso un pieno rispetto dei diritti umani. E quindi questa dinamica culturale e religiosa è una dinamica importante non solo per la Turchia, ma per tutta la zona balcanica e per le comunità che sono presenti nei nostri paesi e per il resto. Molte grazie e do la parola all'ultimo dei nostri esperti, l'ambasciatore Stefano Manservisi, che attualmente è chair della Global Community Engagement and Resilience Fund, ma è stato già ambasciatore dell'Unione Europea in Turchia e quindi il suo contributo è particolarmente prezioso e lo ringrazio per la sua presenza. Prego, ambasciatore. Grazie, grazie professor Nicoletti, un grazie al CESPI, a Daniele, a Valeria, e son molto contento di essere con voi, anche se avendo l'ingrato compito di essere l'ultimo è difficile dire cose particolarmente diciamo innovanti, anche perché sono assolutamente d'accordo con le analisi fatte più da vicino dal signor Gül e più sistemiche, ad esempio dall'ambasciatore Azzoni, e sulla relazione con diciamo il sistema di garanzia europeo, come ha fatto il professor Zagrebelsky. Quindi voglio dire, su questo il quadro è ben completo. Ora, per cercare di essere utile, vorrei vedere un po' che cosa si può fare, perché siamo tutti d'accordo sul fatto che la situazione è non solo è molto difficile, ma è molto grave. È molto grave perché sta diventando sistemica, cioè nel senso che la Turchia si è sempre di più, si sta caratterizzando sempre di più come quelle forme di democrazia autoritaria, anzi come uno dei modelli, diciamo, suo di democrazia autoritaria, che non era necessariamente scritto, fosse destinato in questi termini, però per tutta una serie di motivi una serie di violazioni stanno diventando sistema. Ora, quando si affronta la questione di un paese dal punto di vista dei diritti umani, e soprattutto quando si parla di Turchia e diritti umani, attualmente bisogna cercare di fare uno sforzo di analisi fattuale e di memoria storica. Perché ci sono degli elementi strutturali e ci sono degli elementi che hanno accelerato, diciamo così, e da questo punto di vista è interessante fare un'analisi dei pareri che la Commissione
ha prodotto dal 97 in poi fino al 20 sullo stato di avanzamento delle relazioni con la Turchia, il rapporto si è chiamato in vari modi naturalmente, e il capitolo sui diritti umani e sulla rule of law. Se noi lo prendiamo questi rapporti in questo arco temporale, si possono dividere in tre gruppi. E cioè il primo rapporto, quello del 97, in cui tutti gli indicatori sono al rosso. Cioè, se posso prendere un'espressione che o un riferimento che ha fatto l'ambasciatore Azzoni, noi ci troviamo nel 97-98 un paese che non è affatto più europeo. Noi abbiamo un paese che è profondamente dilaniato, gestito da un gruppo di militari pro-occidentali, ma questo è sempre stato un po' la nostra foglia di fico. Ci piacevano di più perché ci sembravano più simili. Ma un paese profondamente autoritario, profondamente diviso e autoritario bipartisan, attenzione bene, non solo autoritario perché c'era un partito di destra, è un paese autoritario bipartisan, con i militari che si governano da soli, con una repressione di quello che è il sentire religioso, in definitiva, del 90% e più della popolazione, che ogni tanto si manifesta con partiti politici che vengono messi anche fuori legge dallo stesso sistema. Quindi una situazione dove tutti gli indicatori sono rossi. Poi abbiamo un secondo periodo, diciamo così, che va dal 2002 al 2013, che è il periodo riformista. È il periodo in cui la combinazione tra due fattori, da un lato l'apertura del dialogo, del negoziato, della prospettiva di allargamento, quindi dei benchmark, dei roadmap, dei dialoghi concreti, dall'altro la creazione, diciamo, di un partito politico e di un blocco sociale, come si sarebbe detto anni fa, attorno all'HP e attorno all'economia e alla società che questo blocco sociale sta costruendo, che richiede modernizzazione, che richiede istituzioni più trasparenti e efficaci, che richiede o che comunque facilita una società civile repressa a organizzarsi, che mette in piedi delle istituzioni di check and balance molto più importanti, che si aggancia a un processo di allargamento o di obiettivi concreti come quello della liberalizzazione dei visti e dell'unione doganale più integrata, a fronte di un'Unione Europea che in realtà fin dal giorno dopo in cui ha cominciato i negoziati ha mandato un solo segnale ai confronti della Turchia: in realtà non sappiamo che cosa vogliamo, nella migliore delle ipotesi. Il veto francese, il voto cipriota negativo sul referendum del 2004, il ricatto della Grecia, tutto legittimo in politica, intendiamoci bene, però rimane il fatto che nel momento è anche legato a dei problemi veri, non è che adesso stiamo facendo cose semplici, però sta di fatto che il messaggio ricevuto dalla Turchia è stato costantemente perlomeno, diciamo, contraddittorio, ma dico perlomeno per utilizzare un British understatement. In realtà è stato tanto vero che a un certo punto si ripensò un bypass, no? Un modo di evitare l'istituzionale con la prima agenda positiva, cioè fare come se si aprissero dei capitoli negoziali anche se di fatto non si aprono. E quindi cercare di non perdere questo aggancio con la dinamica turca, interna turca, che era molto positiva. Ora, coloro che giudicano che questo fosse una manovra strumentale dell'uomo forte del momento, cioè il presidente Erdogan, secondo me fanno opera di ipersemplificazione, perché in realtà è tutto un sistema che si stava creando. Pensate alle tigre anatoliche sul piano dell'economia, pensate alla
integrazione nella filiera europea economica e sociale, pensate a, diciamo, alla modernità della società civile che si sviluppa e che crea dei clash. Gezi Park è un clash, perché precisamente quella stessa società civile che si è creata, si è organizzata, ha preso consapevolezza, è ancora più europea di prima, diciamo così, che fa un clash su Gezi Park. E, voglio dire, ci sono quindi degli elementi che sono estremamente, estremamente precisi e estremamente diciamo, importanti da tenere a mente per capire qual è l'evoluzione e qual è il valore aggiunto di questo periodo nella storia riformista turca. Oltretutto c'è anche la gestione di due casi che sono interessanti, i casi Ergenekon e Sledgehammer, che sono gestiti bene o male in maniera compatibile con le istituzioni, e durante questo periodo finalmente si ottiene quello che in realtà l'Unione Europea ha sempre avuto come obiettivo, quello di mettere il potere militare sotto tutela civile. Non dimentichiamo che questo è stato fin dall'inizio uno degli obiettivi, se non l'obiettivo principale, della stabilità all'europea, così come definita dal Consiglio Europeo di Helsinki in poi. Allora, tutto questo succede. E ovviamente in questo periodo vengono al pettine una serie di contraddizioni. Contraddizioni che tagliano attraverso tutte le forze politiche e che producono una serie di fatti che sono ben conosciuti, che scuotono all'interno il sistema del blocco di potere del sistema AKP e del sistema, di Erdogan. In particolare lo scontro con Gülen e con il movimento gülenista, il quale era il custode dell'alta amministrazione, dell'alta magistratura e dell'intelligenza in un qualche modo formata alle sue scuole. Questa contraddizione esce allo scoperto con famoso, diciamo, operazione del procuratore nel dicembre 2013, e quindi da quel momento in poi si apre una lotta interna che ovviamente comincia a pareggiare, a livellare in maniera del tutto antidemocratica, perché si comincia a quel momento, no? Si ritorna a quel momento, che è un po' l'inizio di quella che è la terza fase, cioè una fase in cui dal 2014 in poi, per i motivi di contraddizione interna e per i motivi, diciamo, legati a un atteggiamento dell'Unione Europea che comincia a essere non già solo negativo sulla questione dell'allargamento, ma anche tentato da un approccio, diciamo, transactional, come si dice in gergo, no? di transizione, in particolare legato alla questione dei migranti, del 2015, il grande problema. Da quel momento in poi la situazione cambia completamente nelle relazioni tra Unione Europea e Turchia, all'interno della Turchia, e nelle relazioni tra questi due sistemi e il loro vicinato comune, che è il Medio Oriente. Allora, tutto questo ha un impatto devastante sul piano delle libertà pubbliche, della rule of law, perché, come è stato ricordato, le epurazioni di massa che sono cominciate prima del colpo di Stato e che col tentativo di colpo di Stato hanno poi preso delle dimensioni assolutamente gigantesche come numero di magistrati. Oltretutto la magistratura turca, diciamo così, non è mai stata particolarmente credibile, però c'era delle miglioramenti in corso sull'amministrazione, cioè una cultura dell'obbedienza, una cultura in cui la vecchia sindrome dell'autocensura diventava in realtà il nuovo normale, con una praticamente azzeramento dei check and balances, e quando non erano le leggi che venivano cambiate, erano le persone che venivano cambiate. Quindi, allora, io dico questo non tanto per cercare di dire qualcosa di originale, perché più o meno è conosciuto, però per dire che la situazione della violazione dei diritti dell'uomo e della rule of law in Turchia oggi non è la stessa di quella che c'è stata negli anni 80, 90 e fino all'inizio degli anni 2000. Primo, perché la società civile e diciamo pure la società at large turca non è più quella, quindi è
è vissuto in maniera molto più violenta e ogni tanto, diciamo così, permette anche, come nel caso dell'Università del Bosforo, ad esempio, no, con quelle nomine, di far vedere che i giovani, e non solo i giovani, anche gli intellettuali, il mio amico Osman Kavala, che è sempre in prigione per motivi, diciamo, senza processo, senza niente, intanto Ahmed Altan è stato liberato. Una volta la corte costituzionale turca annullava delle decisioni del legislativo che erano in contrasto, adesso succede esattamente il contrario, cioè hanno cambiato tutti i giudici. Quindi abbiamo uno scivolamento sistemico da un lato verso una democrazia autoritaria, ma abbiamo una società civile e una natura della violazione che non è più quella, perché è una società molto più moderna. Allora, questo rende, secondo me, il compito o il ruolo dell'Unione Europea molto più complicato. Perché se prima la Turchia aveva un'Unione Europea che formalmente era implicata con l'allargamento, anche se i segnali non erano quelli di un coinvolgimento sincero o capace di essere sincero, come dicono gli amici turchi, però dall'altro lato c'era anche una realtà che ha costruito una nuova Turchia. Ora noi abbiamo una situazione in cui abbiamo due entità, l'Unione Europea da un lato e la Turchia dall'altro, che sono alla ricerca di nuove strategie, perché questa è la verità attuale. E in questo contesto può succedere di tutto. Allora, se si guarda la situazione turca, in realtà, noi abbiamo un potere politico che è fragile. Il nuovo blocco sociale che ha creato l'alleanza AKP-MEP non è un blocco solido, non solo sul piano numerico, ma neppure sul piano sociale, neppure sul piano economico. È radicalizzato a destra, diciamo così, o su un nazionalismo che purtroppo però la principale forza di opposizione, il CHP, non riesce ancora a staccarsi e soltanto un partito è stato capace di creare un linguaggio nuovo ed è stato il partito HDP, che non a caso, dal 2015 in poi, è stato oggetto di attacco concentrico dai terroristi del PKK e dagli estremisti dell'HP e del MEP. Però quello, il 13% che ha votato HDP nel 2015 non è che è scomparso, ha bisogno di avere una rappresentanza politica. I sindaci di Izmir, di Ankara, di Istanbul, di Adana, sono dei sindaci che costituiscono un partito politico in fiere. Allora, i diritti dell'uomo in questo. Allora, i diritti dell'uomo in questo sono fondamentali, perché dal lato della ridefinizione della strategia dell'Unione Europea diventano centrali. È quello che dice Borrell, è quello che dice la Commissione, a giusto titolo. Per essere geopolitici abbiamo dei valori. I nostri valori sono il rispetto dei diritti dell'uomo, rule of law e altro. Però se con una Turchia come questa si interpretano come delle leve per esserci o non esserci, a seconda che i diritti siano rispettati, ecco che la capacità di leverage dell'Unione Europea diventa totalmente nuda, perché non c'è più un leverage di un credibile allargamento, non c'è più un leverage di un quadro, se diventa puramente transazionale, in cui i turchi abbiano un qualche interesse. Quindi la difficoltà che vedo ora è quella di formulare dal lato dell'Unione Europea delle offerte e delle iniziative precise. È stato detto società civile, devo dire un gran rammarico a notare che alla conferenza sul futuro dell'Unione Europea i candidati non sono stati invitati neppure come osservatori. Errore, secondo me, geopolitico colossale, perché non si trattava di invitare i governi, si trattava di invitare tutti, inclusa la società civile. E sarebbe stato fondamentale questo momento di pensare insieme l'Europa con la società civile turca e dei Balcani occidentali, ad esempio. E invece questo non è stato fatto. Bisogna cercare di gestire quello che è un livello politico in cui inevitabilmente il discorso deve e giustamente restare molto fermo, però con un livello di collaborazione tra soggetti anche non governativi e soprattutto non governativi, che facilitano l'integrazione tra le società.
Perché sul piano turco questo, il solo modo per poter arrivare a una situazione che permetta di rispettare i diritti dell'uomo e la rule of law può venire solo dalla Turchia e non dall'esterno. E in Turchia ci sono tutti gli elementi per, diciamo, passare da questo blocco sociale perdente e secondo me debole, che, su cui si basa il potere di Erdogan oggi, che sarà obbligato a essere sempre più autoritario e sempre più chiusura di spazi se perde una base reale, è quello che in realtà la nuova politica che si sta costruendo attorno. Allora noto e chiudo, non perché io sia un fanatico delle questioni armene, però anche pur riconoscendo ovviamente il genocidio, ma però quello che voglio dire è che quelli che per primi hanno gridato all'antiturchia non è stato il partito AKP, è stato il partito JP. Allora bisognerebbe in un qualche modo vedere anche attraverso la nuova politica, espressione dei sindaci, espressione della società civile, espressione di tutto quello che oggi non ha una rappresentanza, come si può lavorare per poter contribuire ad aprire gli spazi. Grazie. Grazie molte a lei, ambasciatore Manservisi, un intervento da cui abbiamo imparato moltissimo, almeno lo dico personalmente, però proprio dal punto di vista di questo grande tema dei diritti umani ci ha ricordato come oltre ai singoli casi che nella situazione concreta sono anche moltissimo, il tema dei diritti umani ha bisogno di un quadro, come dire, complessivo, di un quadro politico, istituzionale, di un'integrazione nella comunità internazionale stabile, e quindi la difesa dei diritti umani si ha anche favorendo questo processo di più complessiva democratizzazione della società, e questo è un elemento molto importante. Grazie per aver ricordato che lo Stato di diritto non è solo, come dire, la divisione dei poteri, ma questo grande tema della primato, diciamo, del potere civile rispetto al potere militare, che è un elemento fondamentale nella transizione alle democrazie di tanti paesi. E penso che ci abbia fatto molto pensare e ci ha dato delle chiavi molto utili anche sulla responsabilità europea, e io personalmente condivido in pieno quello che lei diceva sul futuro dell'Europa e sul mancato coinvolgimento delle società civili dei paesi appunto in qualche modo come la Turchia o altri paesi balcanici. E d'altra parte, come dire, chi si occupa dei diritti umani ha anche l'urgenza di tutelare le persone, perché non possiamo dire ai singoli individui abbiate pazienza fino a che il processo di democratizzazione si compirà. E quindi la tensione è proprio quella di combinare questi due elementi di trasformazione del sistema e di difesa delle persone. E abbiamo raggiunto, diciamo, le 13, che è l'ora in cui ci proponevamo di chiudere. Io non vedo delle domande, e quindi prima però di ringraziarvi tutti e di chiudere vorrei, ecco, magari dare la parola alla nostra ospite, la signora Güllü, se vuole in due minuti darci una reazione e anche un saluto finale, dopodiché io chiuderei i nostri lavori. E le do volentieri la parola, signora Güllü. Ringrazio veramente il mio paese in cui vivo. Ho visto che è molto ben conosciuto da voi esperti. Sono contenta di sentire i vostri analisi ben azzeccati. Tutti i vostri discorsi veramente rispecchiano la situazione attuale nel nostro paese, che si sta allontanando dalla democrazia verso sempre di più violazioni dei diritti umani.
Io in questo paese sono attiva sempre come una persona che ha urlato sempre da anni che la Turchia stava allontanando dalla democrazia. Io sono stato uno dei primi che ha notato la retroscena del partito in potere. Infatti oggi la situazione che viviamo, come ha detto cara Valeria, è arrivato adesso a un punto in cui persino la vendita degli alcolici è uscito fuori. Tutte queste violazioni dei diritti e tutte queste problemi comunque non ostacolano di non avere paura, perché le donne non hanno paura di niente. Sì, adesso c'è anche i social, quindi anche se vietate la stampa, c'è sempre un modo di riunirci, c'è sempre un modo di far sentire la voce. Noi siamo innamorati della democrazia come tradizione, noi abbiamo bisogno della collaborazione con la società civile, con l'Europa. Europa non ci deve ignorare e non deve ignorare neanche gli errori precedenti che ci ha portato fino a questo punto. Il nostro paese ha un valore geopolitico che poteva andare anche un modo più stabile, ma purtroppo invece di scegliere questa strada ha scelto di polarizzare la società, e su questa polarizzazione, sfruttare questa polarizzazione, dirigere, dirottare il paese verso una guerra civile. Questa è la mia paura. Io vi invito di continuare a osservare il nostro paese e rimanere sempre determinati per aiutarci. Vi dico che sono molto contenta, molto onorata di essere invitata a questa riunione, e noi siamo pronti sempre a tenervi aggiornati in tutti i settori, dalla tecnologia all'economia. Posso promettere che possiamo aggiornarvi di tutte le occasioni contro violazione dei diritti. Se uno non reagisce deve pagare le conseguenze, ma non parlo soltanto del nostro paese. Dobbiamo continuare a camminare insieme. Vi ringrazio molto e vi abbraccio con affetto e con cordiali saluti. Molte grazie a lei, signora Güllü, grazie per averci portato la sua voce e grazie per questo invito finale a rimanere in contatto. Io penso che il CESPI, col suo osservatorio Turchia, l'osservatorio dei diritti umani, sia volentieri a disposizione di questo lavoro di monitoraggio, e anche nei suoi limiti, nelle sue possibilità, di dare voce alle istanze della società civile turca, che, come si è detto prima, svolge un ruolo fondamentale, e spero che questa riflessione possa continuare anche con i nostri esperti. Ciò che ha detto l'ambasciatore Manservisi alla fine sul mancato invito alla riflessione sul futuro dell'Europa, questo mi pare un bellissimo tema che in qualche modo il CESPI forse potrebbe affrontare, cercando di invitare le voci delle società civili della Turchia o dei paesi balcanici, di altri paesi, ad esprimersi sul futuro dell'Europa. Questo potrebbe essere un bel tema tramite cui continuare la nostra riflessione. Io ringrazio tutti gli ospiti, tutti coloro che ci hanno seguito. Ringrazio le interpreti che hanno fatto uno straordinario lavoro di mediazione così importante, e anche il gruppo Planet per la sua assistenza tecnica.
Grazie e buon proseguimento. Arrivederci.